alla professoressa Angela Picca, a cui dobbiamo veramente un doveroso ringraziamento per aver organizzato insieme alla professoressa Teresa Rauzino questa manifestazione molto particolare, questa presentazione di questo libro, e quindi porto i saluti di, del sindaco e di tutta l'amministrazione. Un ringraziamento anche naturalmente al preside che ha permesso la realizzazione di questa manifestazione. Io vi chiedo di ascoltare con attenzione questa presentazione, che sarà introdotta naturalmente in maniera più specifica dalla scrittrice Angela Picca e dalla professoressa Teresa Rauzino, che sono profonde conoscitrici appunto della cultura del nostro territorio. Bisognerebbe incentivare anche molto di più, secondo me, come assessore alla cultura, penso che bisognerebbe incentivare molto di più queste manifestazioni culturali per scoprire le tradizioni del nostro territorio, perché molto spesso non si conoscono i grandi personaggi che sono nati nel nostro territorio. E quindi questa è l'occasione, anche in una forma veramente innovativa, particolare, di presentare un volume che rappresenta una parte della storia di uno scrittore che può essere considerato ai nostri occhi un rivoluzionario, e poi vedrete perché insomma il suo libro, uno dei suoi libri, quello più importante, tradotto in tante lingue, gli è costata la scomunica, l'esilio, e comunque questo volume è stato inserito nell'indice dei libri proibiti. Voglio anche ricordarvi di essere indulgenti con i vostri compagni che hanno lavorato per questa drammatizzazione, e ricordatevi soprattutto che il teatro è molto diverso dal cinema, ha delle connotazioni molto particolari, quindi guardatelo con attenzione e cercate di andare indietro nel tempo con la mente a quelli che erano i tempi a cui si riferisce questa drammatizzazione, questa parte che vi sarà rappresentata. Io vi ringrazio tutti per l'attenzione e vi auguro un buon ascolto. Allora, ringrazio le classi terze e quarte e i loro docenti che li hanno accompagnati in auditorium. Allora, ecco, io devo ringraziare l'autrice del libro che stiamo per presentare, Angela Picca, la quale ha voluto scegliere questo giorno per un motivo molto semplice. Oggi, 7 maggio, ricorre la nascita di questo personaggio, Giannone. Quindi 7 maggio 1676. Allora, ecco, praticamente Angela oggi vuole fare rivivere sul Gargano questo personaggio, un personaggio che neppure noi docenti conoscevamo benissimo, perché sui libri di testo noi troviamo massimo una paginetta su Giannone, pure a voler studiare sul manuale. È difficilissimo trovare notizie, abbiamo cercato su Wikipedia, l'enciclopedia che ormai voi usate come Bibbia, eppure lì notizie minime. Leggendo il libro di Angela, sono circa 300 pagine, diciamo, io sono entrata proprio nel vivo della vita di questo Pietro, il quale dalla partenza di Stitella, quindi poi è costretto dopo la pubblicazione dell'Istoria civile del Regno di Napoli a scappare dal Regno di Napoli. Perché? Perché in questo suo libro lui aveva espresso un'idea fortissima, cioè aveva contestato il potere temporale della Chiesa, cioè aveva detto che la Chiesa in fondo aveva usurpato le prerogative dello Stato laico, il quale lo Stato laico moderno non doveva avere altri concorrenti in tutti i campi. Il Regno di Napoli allora era praticamente invaso dagli ecclesiastici, i quali possedevano la maggior parte del territorio, cioè avevano tutti i latifondi
Secondo Giannone e anche altri economisti, questi terreni restavano non sfruttati al loro massimo potenziale, ecco perché bisognava un po' ristabilire le regole del gioco, cioè vendere questi terreni, farli acquistare a chi aveva la possibilità di farli fruttare questi terreni. Quindi ecco, la Chiesa si vede scardinata nelle sue basi economiche, ecco perché poi non mollerà questo personaggio finché, vedremo, per giochi politici sarà tradotto in varie carceri del Regno Sabaudo. In Italia, allora, l'Italia era divisa in tanti staterelli, quindi praticamente anche il Regno di Napoli, il Re di Savoia, stabilivano dei concordati con la Chiesa. Quindi se la Chiesa diceva, vabbè, io il concordato non ve lo firmo se voi ospitate Giannone, loro praticamente ubbidiscono, e con ragioni vari vedremo cosa faranno. Ecco, io do la parola ad Angela, la quale vi spiegherà un po' da che cosa nasce l'idea di questo libro. Intanto grazie di essere qui presenti, sono molto commossa di tornare sul Garbagano dal 1999, quando ho presentato il testo sulla caduta della Casa Svera. Io sarò brevissima perché desidero lasciare spazio ai ragazzi che si sono impegnati con tanto entusiasmo e che all'inizio erano un po' titubanti nell'accettare questa lettura del testo, ma invece poi sono cresciuti man mano anche grazie alla professoressa Rauzino, che ha avuto questa forza coinvolgente, e quindi oggi noi siamo tutti qui. Brevissimamente, per favore ragazzi, un attimo solo, mi mandi le immagini così è più facile per loro capire. Allora, la prima immagine è la foto di Giannone, per favore. Giannone in uno dei... No ragazzi, per favore, vi prego, e rispetto per loro la stessa cosa che loro avranno per voi quando recitate. Vi prego. Allora, la prima è l'immagine di Pietro Giannone, secondo la tradizione, diciamo non sicurissima, però diciamo con una certa approssimazione, è un ritratto su lamina d'acciaio fatto da un incisore austriaco durante la permanenza di Giannone a Vienna. Avanti, l'altra. Questa è la Villa Due Porte, vi do fastidio qui davanti, vedete, sì? Allora, la Villa Due Porte è la proprietà che Giannone riuscì ad acquistare vincendo una causa, perché lui era avvocato, e quindi vince una causa per alcuni cittadini del Salento. Posso andare avanti? Per alcuni cittadini del Cilento. Del Salento, scusate, e compra questa villa a due porte. Ora è tutto distrutto, non c'è assolutamente nessun ricordo di questa villa se non una lapide messa su un comprensorio moderno, che però non siamo neanche sicuri che sia il punto esatto dove sorgesse. Avanti con l'altra. Questo è il principe Eugenio di Savoia, che il Giannone incontra a Vienna, ed è uno dei diciamo rappresentanti della Casa Savoia, il più colto, il più raffinato, ed era generale dell'esercito austriaco, andato a combattere con l'imperatore del Sacro Romano Impero, ed è quello che poi nella storia, quando studierete, è quello che respinge i turchi all'assedio di Vienna. Quindi Vienna è salva grazie al principe Eugenio, che era un collezionista di libri rari, e Giannone diventa amico di questo grosso personaggio, e il principe Eugenio presta tutti questi libri rari del principe, i suoi diciamo personali, e Giannone riesce a scrivere il triregno a Vienna. Avanti l'altra.
Questa è la battaglia di Bitonto, la rappresentazione della battaglia di Bitonto. Nel 1734 le truppe austriache vengono battute nella piana di Bitonto. E siccome il vincitore è il futuro Carlo III di Borbone, che tutti voi conoscete, il re, diciamo, che prende il regno di Napoli, e Giannone è costretto a fuggire da Vienna perché nessuno può più pagare la sua pensione, e quindi è costretto a peregrinare nelle varie città d'Italia che adesso poi sentirete dai ragazzi. Avanti l'altra. Questo è Antonio Conti, un letterato padovano, uno dei personaggi intellettuali più interessanti del tempo, sconosciuto anche lui come il Giannone, perché anche lui contrastava il potere temporale della Chiesa, e quindi tutti questi personaggi sono stati tenuti per molti anni sotto silenzio. L'altra. Questo è lo studio di Ludovico Antonio Muratori, lo storico del Medioevo che abita a Modena. Avanti. E questi sono i personaggi illustri di Ginevra, calvinisti, dove lui cerca di trovare riparo nella fuga. Aspetta un attimo, sotto c'è la pianta di Ginevra, torna un attimo indietro. Sotto la pianta di Ginevra, un po' sfocata, però è quella l'unica che abbiamo trovato. Avanti. Questa rupe che voi vedete con questo castello è la prima prigione di Giannone. Giannone qui resta un anno, e questo sta sotto una montagna alta 2 metri, sente molto freddo, inizia il calvario dell'arresto. E qui scrive l'autobiografia. Due parole soltanto. L'autobiografia è stata la base dalla quale io ho tratto gli elementi per poter narrare questo dramma, perché si ferma ad un certo punto, è vero, ma è descritto molto bene il viaggio, l'esilio, e quindi l'autobiografia è fondamentale per conoscere la vita di Giannone. Appresso. Questo è l'altro carcere, Ceva, in Piemonte, nelle Langhe, e qui sta 6 anni, però in questo carcere gli fu permesso di scrivere. Avanti. E questo è il carcere finale, questa è la cittadella dove passa gli ultimi 4 anni della prigionia, e sono i 4 anni più terribili, perché viene sottoposto alle angherie del maggiore Caramelli, il carceriere, che gli impedirà di scrivere, di leggere, gli tolgono i libri, insomma, diciamo che sono stati anni molto difficili, e lui morirà di broncopolmonite il 17 marzo 1748. Vi lascio ai ragazzi, che ringrazio già adesso per quello che hanno fatto. E i nomi li dirà il nostro narratore, perché alcuni faranno 2 parti, e quindi lui vi spiegherà tutto. Grazie. Innanzitutto buongiorno a tutti. Siamo della quarta CATO, e quest'anno abbiamo portato questo dramma di Angela Picca su Piero Giannone. Volevo partire con i ringraziamenti innanzitutto alla classe che con molte movimenti siamo riusciti a portare questo dramma qui. Volevo ringraziare voi per essere qui e ricordare con noi in vita Piero Giannone, che era un nostro compaesano, visto che è nato il 7 maggio a Ischitella, e il preside che ci ha dato la possibilità di portare questo, di essere qui e quindi di farvi vedere questo dramma, la professoressa Rauzino che ci ha proposto questo dramma e ce l'ha fatto fare, ma soprattutto la professoressa Angela Picca, che ha scritto questo dramma e ci ha chiesto di farlo. Niente, possiamo passare
ai nomi dei ragazzi che seguiranno questi brani. Da lì vi sono, allora, Pietro Giannone, Afferrante Francesco Antonio, Caramelli, Maggiore della Cittadella, Mario Iacovone, Scipione Giannone, padre di Pietro, Nicola Gallo, Lucrezia Macaglia, madre di Pietro, Jessica Coccia, Don Carlo Sabatello, sacerdote Prozio, Francesco Russo, avvocato e padre Prever, predicatore gesuita Matteo Inglese, Ludovico Antonio Muratore Storico, Loris Albertone, Angela Castelli, compagna di Giannone, Aurora Troccolo, Ernestina Leistenhofe, baronessa Ostrice, voce fuori campo, Elvira Lamalla, Nicolò Garelli, medico di Carlo VI, Pasquale Ercolino, Antonio Conti, letterato padovano, Loris Albertone, Margherita, moglie del principe Tiburzio, Jessica Coccia, Marchese Dormia, ministro di Carlo Emanuele III Savoia, Leonardo Vecela, Giovanni Giannone, figlio di Pietro, Michele Canalozzi, Alessandro Albani, Davide Davoglio, padre Prever, Matteo Inglese. E volevo ringraziare i tecnici che sono gli allievi della nostra classe, Francesco Afferrante, Matteo Ugelli e Gaetano Mastro Matteo. Prima di iniziare volevo chiedere un rispetto reciproco di questo dramma, e quindi chiedo a tutti un po' di silenzio per poter gustare al meglio quest'opera. Grazie. Siamo a Torino, nella cittadella. Il carcere Sabaudo, destinato ai detenuti politici, è la metà di febbraio del 1748, l'anno in cui si chiude la lunga serie di guerre europee per la successione ai troni di Spagna, Polonia e d'Austria. All'interno di una cella è lo storico avvocato e giureconsulto Pietro Giannone. Pur fiaccato da 11 anni di reclusione e piegato alla biura, non rinuncia a lottare per la libertà di pensiero e passa le sue ore e le sue giornate immerso nella lettura e nella scrittura. Mentre intento a rivedere i passi dell'autobiografia, ricorda i momenti più significativi della sua vita: gli anni della fanciullezza al suo paese Schitella sul Gargano, l'arrivo a Napoli, i primi successi nella Corea Forense, gli amici, la pubblicazione dell'Istoria nel 1723, l'opera lo costrinse a fuggire a Vienna presso l'imperatore Carlo VI d'Asburgo. Rievoca poi la peregrinazione con il figlio attraverso varie città d'Italia, Venezia, Modena, Milano, per approdare infine a Ginevra, città del rifugio, crocevia degli esuli politici e tutta Europa sin dai tempi della riforma protestante. Il prigioniero rivive le ore drammatiche dell'arresto e tradimento dell'Alta Savoia, il trasferimento nella prigione di Mieranz, Ceva, Torino, e nel silenzio delle ultime ore rivede i volti della terra amata, degli amici, dei nemici e ai posteri affide le sue memorie. Entra il conte Caramelli, maggiore della cittadella di Torino, entra nella cella di Pietro Giannone, dialogo fra i due. Di che si lamenta oggi il nostro illustre prigioniero? Voglio uscire, ho bisogno d'aria, devo camminare almeno un'ora al giorno. Domani, uscirete domani? Sono mesi che mi dite domani, datemi soltanto pane e acqua, ma non toglietemi l'aria. A dicembre ho scritto al re, ha concesso di prendere aria aperta, ogni giorno. Fa freddo oggi, uscirete domani? Fa più freddo qui dentro, se cammino, almeno mi riscaldo. Avete paura che io possa fuggire? Proprio così. Da qui, dalla cittadella, ho 72 anni e grazie a voi quasi infermo. Come potrei fuggire? Qualcuno dei vostri amici, letterati come voi, vi potrebbe liberare. Intellettuali, gente inutile come voi. Gente inutile, ma non riuscirete a fermare la verità. La verità, come un vento furioso, penetra ovunque e vola silenziosa tra le sbarre per gridare libertà. Ancora sognate? Sì, sogno, e ho bisogno di un'altra penna d'oro.
Ve l'ho data una ieri. Dove l'avete messa? Si è rotta. Voglio scrivere. Senza scrivere sono subito morto. Attento, dobbiamo leggere tutto quello che scrivete. La vostra censura. Portatemi la penna e fatemi uscire. Soffro che ho primo d'aria. Domani, uscirete domani. Domani, un domani che è oggi uguale, sempre uguale ai giorni che verranno. Il conte Caramelli troncava così le sue viso. E quel domani colpiva, come una pugnalata, il mio petto. Un domani, infatti, sospirato fra le lacrime, aveva accompagnato la mia prima partenza e la prima speranza. Io nacqui da onesti parenti a 7 di maggio dell'anno 1676, in una terra del Monte Gargano, nella Puglia dei Dauni, chiamata Schitello, prossima a lidi del mare Adriatico, dirimpetto delle isole di Omedeo, ora dette di Trento. Ischitella, una sera d'autunno si riunisce al consiglio la famiglia di Pietro, il padre Scipione, la madre Lucrezia e lo zio della madre, Don Carlo Sapatello. Dovete rassegnarvi, moglie. Nostro figlio ha ormai 7 anni, non può rimanere qui. È ora che ci separiamo da lui. Sì, è ora. Non sospirate, non mi fate sentire. Pietro deve continuare a studiare. Ma il principe Pinto è contento di lui, dice che è il suo miglior lettore. Nostro figlio non deve stare al servizio di nessuno. Pietro deve studiare, deve andare all'università. All'università e dove? A Napoli. Napoli? Napoli è lontana. È lontana, sì, ma è la più vicina, è l'unica più al sud. La città è grande, piena di vizi. Pietro non conosce nessuno. I figli, ma dove trovano lavoro? Qui non c'è niente, soltanto case distrutte dal terremoto. Lo volete un muratore, forse? No, un muratore no, per carità. È così delicato, è vivo per miracolo. Da bambino la febbre quasi ce lo portava via. Vedete che ho ragione. Qui che farebbe? Lo speziale come me? No. Ma come voi? Conosce tutte le erbe. Non potrebbe. È arrivato il caffè della Turchia. Potrebbe importare caffè. Il caffè è roba per ricchi. Tra qualche anno, forse, no. Mercante. No, Lucrezia, Pietro è fatto per studiare, lo sapete anche voi. Studiare, sì, Scipione, ma come pagare? Come pagare? Venderemo la farmacia. La farmacia, no, è tutta la vostra vita. Per quel che rende, se bisogna vendere, si venderà. Se proprio si deve, venderò la mia terra. La terra è vostra, per la figlia. Quella è la dote per la figlia. La dote, la mia bambina, già 9 anni, ieri ancora in braccio e ora la dote. Oh, è arrivato lo zio, forse lui. Lucrezia, perché piange? Veramente si stava parlando di Pietro, del suo avvenire. E se entrasse in seminario, lì il futuro è assicurato. Perdonate, Don Carlo, ma lo sapete, senza mezzi, un prete finisce presso qualche dama sfaccendata e porta a spasso il cane. Qui al paese finirebbe a farla questa per un po' di noci. Avete ragione, che possiamo fare? Tutti dicono che il giovane qui è sprecato e che dovrebbe andare all'università. Non sbagliano, l'università sarebbe la strada giusta. L'università costa, venderò la farmacia. L'università costa, sì, ma vediamo un po'. C'è quel mio fondo a Peschici, affitto dei pescatori. Il fitto potrebbe servire per Pietro, a lui penso io. Ho altri nipoti, forse? Non siete voi la mia unica famiglia? Però non dovete averlo. Che Dio vi benedica, zio, che Dio vi benedica. Grazie, Don Carlo, grazie. Pietro vi sarà riconoscente, sempre. E io, quel ragazzo è la mia pena. Non vi dovete preoccupare, Scipione. A Napoli c'è un nostro compaesano, è avvocato. Gli aprirà la strada. Pietro studierà da avvocato. Avvocato? E perché non medico? Corre sempre per tutti. Ricordate come curava i suoi fratelli malati? Povere nostre creature, volate in cielo. Povera anima di Dio. Il medico, Lucrezia, non lo paga nessuno. Qualche uovo, una cruetta d'aranci, un po' d'olio, il debito è pagato. È sempre su e giù, il dopo ronzino. No, no, meglio l'avvocato. Pietro diventerà un grande avvocato.